Oggi siamo ospiti al Marina Place Restaurant, qui alla Marina di Genova Aeroporto. Vediamo cosa bolle in pentola. Andiamo! Siamo all'interno del Marina Place Restaurant e qui con noi lo chef Roberto Scarnicchia. Ciao Roberto! Ciao Elena! Allora, oggi facciamo un piatto abbastanza conosciuto perché noi siamo una penisola, per cui il tonno, soprattutto il tonno mediterraneo, lo cuciniamo in tutte le maniere. Oggi facciamo questo tonno alla griglia, questo filetto di tonno alla griglia scottato con una riduzione di aceto balsamico e una cipolla rossa di Tropea in agrodolce, che è una cipolla su una nostra invenzione che accompagna molto bene questo sapore. Bene Roberto, allora a te la parola sul tonno. Ok, siamo arrivati in cucina per preparare un piatto molto importante che è il tonno. Il tonno è uno dei pesci, come ti dicevo prima, del nostro mare. È un pesce che è abbastanza semplice cucinare, però richiede molta attenzione. Sarà un tonno all'aceto balsamico, un piatto abbastanza comune, ma è accompagnato da una cipolla in agrodolce di Tropea, cipolla rossa. E per far questo non sarò io a fare questo piatto, ma sarà un altro mio collaboratore, un altro importantissimo cuoco nelle mie cucine, che è Emanuele Carmosino. Ciao Emanuele. Ciao. Allora, vediamo gli ingredienti per questa ricetta. Sì, allora, la cipolla di Tropea che abbiamo preparato, il tonno scottato, l'alimento principale del nostro piatto. Per la riduzione al balsamico abbiamo aceto balsamico, zucchero di canna, bacche di ginepro e chiodi di garofano. Per la cipolla di Tropea, cipolla, zucchero di canna, sale e aceto rosso, mi raccomando che sia rosso. Qui abbiamo una parte della riduzione del balsamico che ci servirà per decorare il piatto. E songino lo usiamo come accompagnamento e poi abbiamo messo anche degli spicchi di arancia pelati a vivo. Innanzitutto cominciamo con preparare la riduzione di aceto balsamico, un po' di zucchero di canna, qualche chiodo di garofano, qualche bacca di ginepro. Adesso facciamo bollire e riduciamo della metà. Nel frattempo prepariamo la cipolla di Tropea. Mettiamo la cipolla. La cipolla prima l'hai lasciata un po' a bagno o l'hai fatta direttamente? No, semplicemente tagliata sottile sottile, una julienne. Facciamo rosolare un pochino, ma senza cuocerla troppo perché vogliamo che rimanga croccante, che abbia una sua consistenza. Un po' di zucchero. Lo zucchero deve essere sempre più del sale, altrimenti è troppo salata e poco agrodolce. Ma zucchero di canna stai usando? Sì, zucchero di canna gli dà un profumo, un aroma secondo me migliore. Un po' di sale, mettiamo l'aceto, facciamo evaporare un attimo, lo togliamo dal fuoco. Ecco, vedete, ora ha preso anche un bel colore giallo viola, più acceso, che poi servirà anche per presentare meglio il piatto. Intanto prepariamo il tonno scottato. Andiamo con un po' d'olio, un po' di sale, di pepe, scusate, un po' di sale e lo giriamo anche nell'altro lato. Lo mettiamo a cuocere. L'importante del tonno è che non sia troppo cotto, altrimenti risulterebbe stopposo. Okay. Facciamo cuocere 2-3 minuti per lato e poi procediamo con l'impiatto. Vedo che c'è anche un po' di menta. Sì, la menta lo usiamo per decorare. Sì. Intanto prendiamo il nostro tonno, la fetta dello spessore di 1 centimetro, tale che poi si presenti sul piatto si veda bene la nostra cottura del tonno. Prendiamo la nostra riduzione balsamico. Mettiamo un po' di songino. Mettiamo un po' di cipolla rossa di Tropea, mettiamo qualche spicco di arancia, pelato a vivo, quindi senza buccia, mettiamo un po' di sale affumicato, per chi gradisse anche normale, però affumicato secondo me conferisce un gusto che ci piace di più. Per completare qualche fogliolina di menta, un ultimo,
il tocco finale. Piatto. Bene, è pronto. Perfetto. E ora chiediamo a Roberto con quale vino possiamo accompagnare questo piatto. Bene, Roberto. Eccomi. Adesso ti chiedo un parere sul piatto fatto da Emanuele e poi un consiglio sul vino. Va bene, perfetto. L'assaggio volentieri, anche se in questo caso so già il risultato. Prendo un po' di tonno, un po' di arancia, un po' di cipolla di Tropea. Veramente molto buono, fatto molto bene, il tonno ha una perfetta cottura, è ancora molto bello rosa dentro, però si è cotto nel modo giusto e sicuramente a temperatura ideale, quindi vuol dire che la pentola era bella calda, rovente, come diceva Emanuele prima. Il gusto dell'arancio stempera un po' il sapore del tonno e invece la cipolla sì, in agrodolce unisce tutti e due, quindi riequilibra il piatto perché stempera a sua volta l'aspro dell'arancio e fa valorizzare il sapore del tonno, per cui un equilibrio perfetto. Questa cipolla di Tropea in agrodolce non sa neanche tanto di cipolla, ma è veramente un equilibrante. Veramente grandi complimenti, Emanuele. Allora l'assaggio. Assolutamente sì, naturalmente io, per far sì che tu possa gustare al meglio questo piatto, ti ho preparato un calice di vermentino. Questo vermentino del Tiguglio, quindi è un vermentino ligure. Secondo me è un vino che accompagna molto bene questo piatto delicato, è un vino secco, è un vino profumato, ha un'intensità morbida ed è soprattutto però ha una gradazione abbastanza importante perché si avvicina ai 13 gradi e mezzo. Per cui se volete veramente elevare il gusto di questo piatto, un vermentino ligure del Tiguglio ci sta molto bene. Perfetto, non mi resta che assaggiare. Adesso assaggia il vino, Elena. Perfetto. Grazie. Perfetto.